Ciao a tutti da Trattoria Sportiva. Iniziamo col dire che il post partita Lazio-Genoa è offerto dalla dispensa di Gregorio Strada in Chianti. Andateci perché si mangia benissimo. E adesso passiamo invece a note più dolenti, che è la partita. 3-1 per la Lazio. Una partita che se andiamo ad analizzare bene, l'inizio il Genoa ha tenuto, teneva 0-0, una Lazio veramente scialba, molto disorganizzata, anche un po' fuori dal gioco, che con sporadiche azioni di Pedro e di Anderson provava a mettere in difficoltà la difesa del Genoa, che però non è che abbia subito più di tanto, e il Genoa ogni tanto con qualche ripartenza provava. Arbitraggio, vabbè, lasciamo perdere, falli del Genoa, appena il Genoa faceva un fallo ammonito, falli della Lazio non si ammonisce, ma vabbè, lasciamo perdere. L'entrata dopo un minuto di Milinkovic-Savic su destro ha molto da recriminare il Genoa. Comunque, a parte quello, poi 0-0, ma interviene Giglione. Interviene Giglione con un retropassaggio che neanche i bambini dell'asilo lo fanno. Cioè, è una cosa così inguardabile. Cioè, un retropassaggio a Vasquez con l'attaccante della Lazio lì. Quindi, palla persa. Vasquez è un po' in ritardo, viene anticipato, viene saltato e naturalmente poi Felipe Anderson la mette in mezzo e Pedro da solo in area di rigore segna l'1-0. Un errore imperdonabile di Giglione. Giglione che speriamo mercoledì venga messo alla porta e con tanti saluti e arrivederci. Partita che in quel momento lì potevi portarla 0-0 fino alla fine del primo tempo. No, lui fa la cagata dell'anno. Ma di cagate ne ha fatte anche più di una quest'anno. Quindi speriamo veramente di non vederlo più a Genoa. Inizia il secondo tempo. Stessa partita, uguale identica, con una Lazio svogliata, non in partita, il Genoa che non ci prova perché Pandev, io continuo a dirlo, gennaio è vicino, ritirati. Perché Ekuban, quando è entrato, ha fatto vedere molto più cose e Ekuban forse oggi era andato a schierare dall'inizio. Con questa Lazio il Genoa forse avrebbe potuto fare qualcosa, perché è una Lazio veramente inguardabile. Cioè, ha giocato veramente male, la Lazio fuori, proprio fuori dal gioco. Comunque entra Felipe Anderson e entra Luis Alberto con una voglia pari a zero. Il Genoa comunque sotto di un gol non attacca, perché per carità, perché attaccare entra Hernani, entra Biraschi e vabbè, Hernani c'ha due piedi montati al contrario, ma lo sappiamo. Ennesimo calcio d'angolo alla Lazio, palla nell'area piccola, Sirigu non esce, la difesa sta a guardare, salta Acerbi e segna. Adesso, nell'area piccola a me mi raccontavano che le palle devono essere del portiere. Sirigu non esce, non esce. Dai, possiamo dargli anche non colpe perché comunque anche la difesa non ha saltato, non ha aiutato per niente, però lasciamo stare. Allora, perché non fare il patatrack finale? Ok, cosa fa Sheva? Toglie Giglione, prestazione indecente, mette Sabelli. Sabelli nel tempo di 20 minuti, cioè quello che ha giocato, ne combina di tutti i colori. Prima di tutto il 3-0. Zaccagni prende palla, parte su assist di nuovo di un Luis Alberto, ancora svogliato perché fa un assist, come dire, vabbè, io te la do, poi vai. Lui parte di corsa, Sabelli era in vantaggio, si fa rimontare, si fa sorpassare con Zaccagni con la palla ai piedi, continua a rincorrere Sabelli, ma gli corre di fianco e non riesce a fermarlo. Zaccagni arriva in porta, tira e gol. Una cosa inguardabile, veramente una cosa. Poi l'azione dopo, vabbè, disastro, passaggi sbagliati. Sabelli veramente
Mercoledì speriamo che anche lui sia messo alla porta e che se ne vada ben distante da Genova. Veramente un non giocatore, cioè probabilmente paga per arrivare per giocare in Serie A, perché non ha, non, se no non vedo come possa essere a quei livelli. E poi la mala consolazione del gol del Genoa su assist di Cambiaso. Melegoni appena entrato la mette dentro 3-1. Melegoni e Kuban probabilmente sono quelli che hanno fatto più di quelli che hanno giocato addirittura il primo tempo, perché hanno giocato appena entrati e comunque hanno giocato bene, anche se la Lazio ormai aveva staccato la spina. E Portanova non ha giocato malissimo, però le difficoltà sono enormi, ci sono giocatori che non sono proponibili in una Serie A, ma probabilmente neanche in una Serie B. Quindi io spero veramente che adesso arriva martedì l'Atalanta, vabbè, succederà quello che succederà, ma spero che da mercoledì la situazione cambi e che tanti giocatori, a partire da Sabelli, Piglione, vengano messi alla porta, spediti in altri lidi a passeggiare, a pascolare in mezzo ai campi da qualche altra parte, perché qua non basta. Pandev, continua a dirlo, ritirati, ritirati. E Sirigu, non lo so, Sirigu non mi dà più quella sicurezza di inizio campionato. Spero che parta e che ritorni Mattia Perin, perché Sirigu non mi sta piacendo in queste ultime partite. È proprio in combinazione proprio vicino al mercato, chissà, caso strano. Niente, lo sapevamo che avremmo perso all'Olimpico, ma perdere con questa Lazio fa veramente male, perché potevi almeno portare a casa un punto. Con l'Atalanta martedì sarà una tragedia, quindi adesso bisognerà solo stare a guardare Cagliari e Empoli. Tanto Cagliari che gioca con l'Udinese e Spezia. Cagliari che gioca con l'Udinese e lo Spezia che gioca con l'Empoli. Io ho paura che il Cagliari almeno un punto lo fa. E mi sa tanto che lo Spezia, secondo me, 3 punti potrebbe portarli a casa con l'Empoli. E quindi niente. Da mercoledì prossimo si vedrà effettivamente questo gruppo, questa società nuova, cosa vuol portare e cosa porterà nel Genoa per cercare di salvarlo. Lotta molto difficile, la salvezza per il Genoa non sarà facile se qualche squadra davanti non si suiciderà, perché poi il risultato è questo. Niente, quindi lasciate like, iscrivetevi al canale, mettete il pollicino all'insù e vi ricordo ancora che di andare a mangiare alla dispensa di Gregorio in strada in Chianti, perché vi tratterà da re. Ciao a tutti da Trattoria Sportiva.